Tutti i miei studenti sanno che la parola che utilizzo più spesso è funnel, chiaramente, perché per me è un po' il mantra della nostra strategia di marketing, funnel marketing, ma la seconda frase che dico più spesso è occhi della tigre. E per me occhi della tigre vuol dire veramente tante cose. Caricarsi di voglia di fare, energia ed essere un po' come in Rocky Balboa, in Rocky 3. Quando, una volta che era diventato fighetto, si è preso un bel KO da quell'altro pugile che era meno capace di lui, ma che aveva cattiveria, che aveva grinta. Bene, c'era una cosa che aveva perso Rocky Balboa, aveva perso gli occhi della tigre, aveva perso la grinta, aveva perso la motivazione, aveva perso quella forza di cadere e rialzarsi. L'aveva persa. Ed è lì che ci fu l'amico, mi ricordo, Apollo Creed, lo aiutò da amico, non tanto lavorando sulla tecnica, ma lavorò sulla testa, sull'autostima, sulla voglia di reagire, sulla voglia di fare. E fu nel momento in cui lui iniziò ad avere gli occhi della tigre, che iniziò veramente ad allenarsi con grinta, con cattiveria, per poi arrivare all'incontro, nella rivincita, con lo sfidante che prima l'aveva battuto, massacrandolo di botte. Bene, gli occhi della tigre intendo proprio questa cosa qua, perché quando tu impari delle competenze, devi fare delle azioni, le devi fare e devi aspettarti, lo devi mettere in conto, che cadrai. Bene, la forza di Rocky non era nel cadere, era nel rialzarsi ed essere pronto. Lo battevano giù, lui si rialzava, lo battevano giù, lui si rialzava. Bene, quelli erano gli occhi della tigre. E quello fu il momento in cui lui batté Apollo Creed, che era il super campione, che era nettamente più bravo e più tecnico di lui. Devi avere gli occhi della tigre, perché forse come me sei una persona media, senza grandi capacità, senza grandi conoscenze, ma con la voglia di fare puoi veramente raggiungere risultati incredibili. Quindi metti anche tu gli occhi della tigre, parti fin da oggi e compi delle azioni che forse non hai mai compiuto.